Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Sport Time. Abbiamo visto la copertina che abbiamo dedicato al calcio con la sfida che si è giocata ieri al Fattori tra il Civitavecchia ed il Fregene. Sarà solamente uno degli argomenti che tratteremo nel corso di questa puntata. Parleremo ampiamente di calcio con appunto il Civitavecchia e la compagnia portuale, poi spazio alla pallavolo, al basket, tantissimi argomenti e contributi che abbiamo realizzato come sempre nel fine settimana sportivo delle formazioni locali. Tutto questo nella prima parte della nostra trasmissione, perché nella seconda parte invece parleremo di ciclismo con gli ospiti che andremo tra un po' a presentare e poi parleremo della Gran Gala degli sport acquatici con uno speciale che abbiamo realizzato grazie al nostro Giovanni Pimpinelli. Iniziamo però con la prima parte, come detto, della nostra trasmissione parlando di calcio, e presento il primo ospite che c'è nel studio, ovvero Dario Curcio. Ciao Dario. Ciao Antonio, buonasera a tutti. Ben ritrovato, abbiamo visto come detto i gol della Civitavecchia contro il Fregene, la partita che si è giocata ieri allo stadio Fattori e vinta per 1-0 dai nerazzurri. Dario, che partita è stata quella della Civitavecchia? Era importante vincere per prendere un po' di distanza soprattutto dalla zona play-out, no? Che cominciava a essere così un po' più vicina. Sì, tra le notizie positive sicuramente c'è il risultato, i 3 punti che ha conquistato il Civitavecchia. L'hai detto tu, era troppo importante vincere anche giocando non benissimo come ha fatto il Civitavecchia, che ha disputato un buon primo tempo in cui secondo me forse avrebbe anche meritato un altro gol. È arrivata la rete da parte di Alfonsi con un bellissimo calcio di punizione, forse alla Juninho Pernambucano, forse alla Pirlo, qualcuno dice anche alla Totti, cioè il nostro Giovanni Pimpinelli. Io non sono d'accordo. Alla Totti in particolare non sei d'accordo, immagino, no? Non sono assolutamente d'accordo, Totti non ha mai fatto dei gol così. mai cacciato punizioni? No, Totti, scherzo, va. Secondo me comunque è un bellissimo gol, anche se c'è un po' la complicità del portiere avversario che qualcosa in più poteva fare, però è una rete importante anche per Alfonsi che tornava dalla squalifica, quindi tornava a disputare una partita da capitano, ha segnato il gol della vittoria, quindi benissimo questo, benissimo il risultato, un po' meno la prestazione del Civitavecchia che non ci ha convinto soprattutto nel secondo tempo in cui il Fregene avrebbe meritato qualcosa in più, però diciamo che ci può stare perché ieri faceva anche molto freddo, il vento non ha aiutato la formazione civitavecchiese nel secondo tempo dove giocava proprio controvento, e quindi queste sono delle scusanti che fanno sì comunque che il giudizio sul Civitavecchia secondo me sia positivo. Tra poco sentiremo anche l'intervista all'allenatore Gianluigi Staffa. Dario, bene soprattutto perché è arrivata finalmente la prima vittoria di questo 2016 che non era iniziato proprio bene. No, assolutamente, è arrivata la prima vittoria del 2016 dopo le 2 sconfitte esterne, è arrivata se non sbaglio la 3ª vittoria consecutiva in casa, quindi Staffa soprattutto dimostra che in casa fa i risultati che tutti si aspettano, deve migliorare sicuramente in trasferta come abbiamo detto la scorsa settimana nel corso del servizio, cioè quando abbiamo fatto il servizio proprio sul Civitavecchia, Civitavecchia che ha conquistato solo 4 punti esterni con una vittoria proprio col Fregene all'andata e poi un solo pareggio nelle successive 9 trasferte, non è possibile questo dato, bisogna fare qualcosa in più in trasferta, mentre bisogna confermarsi in casa, e la prossima partita è proprio di nuovo alla Fattori contro la Boreale, quindi servirà una nuova vittoria per risollevarsi ancora di più in classifica. Responsabilità però che non sono tutte di Gianluigi Staffa, ricordiamo che è subentrato insomma al dimissionario Amici e quindi insomma sì, i risultati che non sono arrivati in trasferta non è tutto demerito, ecco, dell'allenatore che è appena arrivato sulla panchina. Sì, hai completamente ragione, ovviamente i risultati peggiori in trasferta li aveva fatti Amici, perché Staffa sicuramente non ha fatto bene in trasferta, la squadra allenata da Staffa, però ha avuto comunque qualche momento un po' più positivo rispetto a quanto fatto da Amici, però soprattutto in casa. In trasferta un dato è molto importante, sottolinea quanto ha fatto male il Civitavecchia nel girone d'andata in trasferta, Civitavecchia che ha trovato solo 4 reti in trasferta, 3 contro il Fregene, quindi alla prima trasferta disputata in campionato, e una sola nelle successive 9 se non sbaglio. Ci ha portato bene Paolo Caputo, possiamo dire così, insomma, sì. Sia l'andata che al ritorno. All'andata e al ritorno ci ha portato bene, anche se il Fregene sia all'andata che al ritorno avrebbe meritato sicuramente qualcosina in più. Dario, leggiamo i risultati della seconda giornata di ritorno del campionato di eccellenza. Almas Roma, Grifone Monteverde 1-3, 2-2 tra Boreale e Montefiascone, poi la
la vittoria della Civitavecchia contro il Fregene per 1-0, Cregas Città di Palombara che batte la Nuova Monterosi per 2-0, pareggio reti bianche tra Fontenuova e Montecelio, 3-2 del Monterotondo che spugna il campo del Ladispoli, 0-0 anche tra Vigola Copendente e Tolfa, successo della Tor Sapienza in casa contro l'Atletico Vescovio per 2-1 e poi lo Sporting Città di Fiumicino che batte la Sabina per 1-0. Per quanto riguarda la classifica, in testa c'è la Nuova Monterosi con 43 punti, a seguire Città di Fiumicino 38, Città di Palombara 36, Tolfa e Ladispoli a quota 35, Boreale 31, Vigola Copendente 29, la Sabina e Civitavecchia a 25 punti, Tor Sapienza, Almas Roma, Atletico Vescovio con 24 punti, Montefiascone 22, Monterotondo e Montecelio 19, Fregene 17, Grifone Monteverde 16, Fontenuova 15. Dario, possiamo dire che allontanato ora è a tre lunghezze la zona playout per quanto riguarda il Civitavecchia, però va anche detto che il Civitavecchia ha dietro parecchie squadre, no? In mezzo, diciamo, tra i nerazzurri e appunto la zona retrocessione. Sì, sono tante squadre, in questa giornata è arrivato il risultato clamoroso, credo, del Monterotondo che ha vinto al Ladispoli, sono arrivati altri risultati non proprio positivi per il Civitavecchia che però con la vittoria si tira un po' su. Come abbiamo detto, sarà importante anche la prossima sfida contro la Boreale, altra sfida salvezza credo, anche se la Boreale comunque si trova un po' più su rispetto al Civitavecchia, però sarà importantissimo trovare i tre punti anche lì, anche non giocando bene. Dario, risultato positivo per quanto riguarda il campionato di promozione per la compagnia portuale, scusate, risultato negativo per quanto riguarda la compagnia portuale Civitavecchia, è arrivata purtroppo una sconfitta per la formazione di Massimo Castagnari, sono abituato bene perché insomma sono arrivate poche sconfitte quest'anno per quanto riguarda i portuali, questa volta però è arrivato un 4-3 in favore del Monte Spaccato che ha superato la formazione Ronciglione. Il Ronciglione, scusate, per 4-3, una vittoria maturata insomma a seguito di un primo tempo totalmente negativo da parte della formazione dei Rossi, purtroppo nel secondo tempo è arrivata anche un po' una sorta di rimonta da parte dei ragazzi di Castagnari che però non sono riusciti a ribaltare la situazione. Sì, CPC che perde con il Ronciglione, un risultato che ci può stare perché ovviamente il Ronciglione in casa propria è una formazione che fa davvero un buon gioco, riesce a segnare, subisce qualche rete di troppo, però sul proprio campo è difficilmente battibile. CPC che ci ha provato, a parte quel primo tempo in cui sicuramente Castagnari si sarà fatto sentire alla fine della prima frazione di gioco perché la CPC ha giocato male, è andata sotto di tre reti, sotto di un uomo con l'espulsione di Marani, il portiere che sarà assente anche nella prossima trasferta contro il Palocco, però poi nella ripresa c'è stata la reazione giusta e da sottolineare c'è il fatto che si è giocato su un campo davvero non adeguato ad un incontro così importante, un campo di terra ma bruttissimo davvero, se potete guardate le immagini sul sito della CPC, un campo davvero in cui era troppo difficile fare del bel calcio. Sappiamo poi che la compagnia portuale Civitavecchia è una squadra abbastanza tecnica, anche il Ronciglione, però il Ronciglione è sicuramente più abituato ad un campo simile e quindi ha avuto la meglio. Rimane comunque un girone d'andata estremamente positivo per la formazione di Massimo Castagnari con tre sole sconfitte, tra l'altro tutte in trasferta e poi tutte vittorie, soprattutto in casa la formazione di Massimo Castagnari non lascia nulla agli avversari. Leggiamo la classifica del campionato di promozione dopo questo turno. In testa, come detto giustamente da Dario Curcio, c'è la compagnia portuale Civitavecchia con 42 punti, Montespaccato 37, Ronciglione 36, Aranova 33, Guardia di Finanza 31, Atletico Ladispoli 29 insieme alla San Lorenzo Nuovo, poi Fiumicino 28, Santa Severa 27, Palocco e Cerveteri con 24 punti, Viva Calcio, Pescatori Ostia con 21, Corneto Tarquinia 16, Olimpia 13, Santa Marinella 11, Football Club 9, Virtus Calcio Bolsena a quota 3. Dario, una sconfitta in dolore, abbiamo scritto sul nostro sito, perché la classifica resta comunque molto positiva per quanto riguarda la formazione di Massimo Castagnari che insomma ha un discreto vantaggio rispetto alle inseguitrici. 5 punti di vantaggio sono un buon margine sulle inseguitrici, però sarà importantissimo cominciare subito bene il girone di ritorno, si affronta il Palocco in trasferta, altro campo in terra, quindi sarà comunque anche quella una trasferta
trasferta insidiosa per quanto riguarda la CPC, ma bisognerà tornare alla vittoria per mantenere almeno quel vantaggio che ha la CPC e poi cercare, perché no, di allungarlo nelle prossime giornate. E leggiamo anche i risultati per quanto riguarda la prima categoria. La CSL Soccer deve lasciare 3 punti sul campo del Centrogiano. Risultato finale 2-1 per la squadra romana. La Sampio decimo invece in casa del Casal Bernocchi torna a casa con un pugno di mosche in mano, con una classifica che inizia davvero a far paura. Restano al penultimo posto infatti i ragazzi di Castagnola, insomma, che confermano il momento non proprio positivo in campionato. Noi torniamo però alla partita tra il Civitavecchia ed il Fregene, ci andiamo a vedere come promesso l'intervista all'allenatore Gianluigi Staffa. Gianluigi Staffa c'è che torna alla vittoria, prima vittoria in questo 2016, un primo tempo molto buono in attacco, secondo tempo forse anche di sofferenza. Beh, a Civitavecchia c'è il vento spesso, quindi quando siamo andati contro vento chiaramente lo sono stati facilitati nella fase offensiva, quindi ogni palla veniva più facilmente in attacco, quindi onestamente abbiamo sofferto un pochettino, non è che abbiamo visto grosse azioni particolari, però loro avevano avuto un predominio, diciamo, della metà campo, penso che sia dovuto al vento e un pochettino a questa tensione che stiamo mettendo a questa squadra da un po' di tempo, che secondo me sta facendo bene, sta crescendo piano piano, ha fatto anche oggi una buona partita con molti errori anche eccetera, però la situazione degli ultimi 10 minuti, che magari abbiamo sofferto un pochettino, magari anche rischiato, niente di particolare, però un po' di pressione avversaria è sicuramente dovuta a questa pressione che stiamo dando, che non capisco da che cosa possa venire. Cosa le è piaciuto di più di questa partita? Beh, la dedizione che hanno dato nell'applicare le cose che abbiamo fatto in settimana, nel giro palla, a livello tattico si sono mossi nel modo giusto, c'è ancora qualcosa da fare, ma col tempo chiaramente questi meccanismi miglioreranno. Io faccio anche i complimenti a Fregene, che con una squadra giovane ha fatto fare anche loro un bel giro palla con i ragazzi, insomma è stata una bella partita secondo me. L'abbiamo vista un po' arrabbiata a fine partita, come mai? Beh, perché diciamo che volevo dare un'impronta per scaricare un po' la tensione, se facevamo 2-3 gol magari eravamo un pochettino più sereni, e quindi vorrei che le ultime azioni che ci sono state con un po' più di cattiveria tu mettevi la partita al sicuro, e quella è una cosa che loro devono fare, e per quello mi sono arrabbiato. Eccoci rientrati in studio, abbiamo aperto la nostra puntata di Sport Time con un'ampia pagina dedicata al calcio. Parliamo adesso anche di pallavolo, perché è arrivato un risultato positivo per quanto riguarda l'Enelasp, che ha battuto per 3-0 al Palazzetto dello Sport nella seconda partita consecutiva giocata all'impianto di via Barbaranelli per 3-0, una vittoria netta quella della formazione di Fabio Cristini, che ha ottenuto un successo davvero molto importante per quanto riguarda la classifica, perché è arrivato il sorpasso sulla Fenice, quindi adesso praticamente i rossoblu sono a ridosso della zona salvezza, però che rimane a 4 punti di distanza, quindi insomma si deve continuare su questa strada per cercare di avvicinare l'Oristano, che per ora occupa l'ultimo posto disponibile per il mantenimento della categoria, e quindi servirà ancora tempo per accorciare le distanze e provare ad ottenere questo 9° posto, che permetterebbe all'Enelasp di conquistare la permanenza in categoria, o meglio l'accesso alla Serie B unificata, visto che ci sarà la riforma dei campionati per quanto riguarda appunto questo campionato di Serie B2. Leggiamo anche i risultati per quanto riguarda le altre formazioni che sono scese in campo nel fine settimana pallavolistico. Parliamo del Margut Asp, che è stata sconfitta per 3-1 nella partita contro la Sigger Viterbo, una partita molto importante quella per le ragazze di Mauro Taranta, che sfidavano da capoliste la seconda in classifica, quindi la diretta inseguitrice si giocava in quella di Viterbo. È arrivata purtroppo una sconfitta per 3-1, quindi adesso il primato in classifica della Margut Asp è proprio condiviso con la squadra viterbese. Successo esterno invece per quanto riguarda la Civitavecchia Volley, che ha battuto per 3-1, ha espugnato anzi il campo della Virtus Roma per 3-1. Successo facile invece in Serie D maschile con la Mama Cafè, che al Palazzetto dello Sport, proprio dopo la partita tra Enelasp e Sassari, ha battuto per 3-0 il Sempione. Partita semplice per i ragazzi di Gabrielli, perché si sfidava praticamente l'ultima in classifica, il fanalino di coda.
Prima di lanciare l'intervista che abbiamo realizzato anche in questo caso al Palasport dopo la partita che si è giocata al Palazzetto dello Sport tra la prima squadra dell'ASP e il Sassari, io saluto e ringrazio Dario Curcio per essere stato qui in studio. Grazie a te Antonio, buonasera a tutti. Ci sarà Giovanni Pimpinelli al tuo purtroppo posto. Purtroppo per voi. Solita sostituzione tra poco in corso, noi però ci vediamo l'intervista che abbiamo realizzato all'allenatore dell'Enel ASP Fabio Cristini. Cristina, al di là di tutto era importante oggi ottenere il successo, sono arrivati fortunatamente questi tre punti meritati sul campo anche se l'avvio è stato un po' complicato. Sì, sicuramente è stata una partita per noi delicata, una partita che dovevamo per forza prendere tre punti e credo che li abbiamo guadagnati non esprimendo un'ottima pallavolo, però in alcuni incontri è utile soltanto il risultato, in altri si richiede un pochino il bel gioco, per il momento il bel gioco è assente e noi ci accontentiamo di questa vittoria che comunque ci dà un po' di fiducia e ci fa affrontare una settimana con il giusto entusiasmo. L'assenza di Brunelli ti ha costretto a cambiare un po' la squadra, soddisfatto di come hanno risposto i ragazzi? Ma diciamo che probabilmente analizzando quello che è stato l'incontro non devo aver indovinato i sei di partenza perché probabilmente Edoardo Serafino che è partito a posto non ha dato tutta questa garanzia, magari non è stato aiutato anche dal complesso della squadra. Però dopo la prestazione di Stefano è stata sicuramente di buon livello e è questo che si chiede a questa squadra, di essere tutti quanti più partecipi e non soltanto nei sei titolari. Quindi credo che chi è entrato ha dato un ottimo segnale e chi è uscito debba prendere esempio appunto di chi è entrato perché è il giusto atteggiamento che deve avere questa squadra per salvarsi. Stesso discorso per Mancini, l'hai cambiato durante il primo set e non è più rientrato. Ma sì, diciamo che lui in ogni caso ricopriva il suo ruolo, quindi probabilmente oggi ha avuto una giornata storta, ma abbiamo tutti quanti fiducia in Luigi e quindi sicuramente ritornerà al suo posto. Penso che in una squadra queste cose possano accadere, quindi ben venga il dover vincere attraverso l'aiuto di tutti, invece soltanto dei sei che partono. Tre punti fondamentali per quanto riguarda la classifica, Fabio, in vista del futuro del campionato, la strada però per la salvezza è davvero lunga. Sì, la strada è lunga e noi dovremo impegnarci nel cercare di fare qualche gara superlativa fuori casa e in casa dovremmo cercare di incominciare a inanellare risultati positivi soprattutto con quelle che ci sono sopra perché per forza di cose credo che ne sia una questione di matematica, difficilmente riusciamo a recuperare punti se non vinciamo con le squadre che battono i nostri diretti avversari, quindi noi dovremmo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni e essere un pochino più cinici, cosa che per il momento ancora non ci riesce bene. Eccoci rientrati in studio, come detto c'è stata la sostituzione in studio, ora c'è Giovanni Pimpinelli, ciao Giovanni. Ciao Antonio, buonasera a tutti, quella punizione di Alfonsi era alla Totti, il pallone non è sceso alla Giulino Pernambucano, hai era una punizione diversa. Insomma Dario Curcio lo sai, no? È tifoso della Lazio, quindi non lo ammette che potrebbe essere una punizione alla Francesco Totti. Giovanni, parliamo di pallanuoto, perché tu eri a Salerno a seguire la partita dell'Enel SNC, purtroppo è arrivata una sconfitta per 9-7, la seconda consecutiva tra l'altro per quanto riguarda dalla formazione rosso-celeste, campanello d'allarme? Secondo me non tanto, io non sono molto critico riguardo a questa sconfitta, bisogna dire che le assenze hanno inciso, mancava Janedic che è il perno, secondo me il perno centrale per quanto riguarda la formazione rosso-celeste, soprattutto in difesa, perché abbiamo già detto nei giorni scorsi per l'infortunio che ha avuto al tendine di un dito della mano destra, anzi al medio della mano sinistra, chiedo scusa. E poi mancava Chiarelli per motivi di lavoro e mancava anche Gianluca Morioni per motivi tecnici, forse c'è stato qualche problemino tra Gianluca Meloni e la società, anche se oggi pomeriggio il Mancino si è allenato normalmente con la squadra, l'allenamento che si è svolto oggi pomeriggio, però queste sono le assenze che hanno inciso, tre giocatori sono troppi nell'economia della formazione allenata da Marco Pagliarini, bisogna anche dire che Davide Nomiti era a mezzo servizio, secondo me è sceso in acqua solamente grazie alla grinda, grazie al suo sacrificio che ha messo proprio nelle acque della Simone Vitale perché non era in condizione di giocare, però ha realizzato comunque due gol, uno solo davanti al portiere e l'altro sul passaggio, bel passaggio di Castello.
Quindi NSNC che ha avuto delle mancanze, proprio a causa di ciò che abbiamo appena detto, in parità i primi tre passaggi, tutti i primi tre passaggi sono terminati con punteggi di parità, ma nell'ultimo tempo è venuto fuori il Salerno che ci ha messo la voglia, ha giocato una buonissima partita, la formazione è data da Matteo Citro, protagonista soprattutto lo straniero Lobov, anche lui si diceva che avesse un problema al tendine di un dito della mano destra, poi in realtà ha tirato i due fendenti dentro la porta, io non l'ho visti questi problemi. Questi problemi non c'erano. Forse poteva fare qualcosa in più, troppi errori in difesa, soprattutto Iula e Marco Munenoni non sono riusciti spesso a contrastare i centrobo avversari, qualche errore dietro, però non sono molto critico, la squadra ci ha messo il cuore, ha fatto bene, poteva anche portare a casa la vittoria, però alla fine il punteggio è andato in favore del Salerno. Bene, mi è piaciuto soprattutto Andrea Castello, ha fatto due belli assist, ha giocato bene, ha solamente un paio di passaggi a vuoto, ha perso un paio di palloni, non doveva perdere. Poi bene anche Andrea Moneroni che si è sacrificato, ha svolto praticamente il ruolo alla Janetic, però lui è un esterno d'attacco molto veloce e quando deve fare il Janetic non ha lo stesso passo, questo ovviamente lo diciamo, lui fa la differenza sull'esterno, non tanto posizione un po' più interna, però è andato comunque bene. Bene anche l'esordiente di questa partita, vale a dire Pagliarini, il figlio di Mauro Pagliarini, Giordano Pagliarini, classe 96, esordito a posizione centrale, al primo tempo era cominciato in maniera parecchio anonima, non sembrava proprio in partita, poi è venuto fuori, ha realizzato due gol, tra l'altro belli perché ci ha creduto fino all'ultimo, uno realizzato praticamente con un mezzo colonnello, con un colpo che si fa in questo modo tirando verso la porta, quindi è arrivata la doppietta per lui, soddisfazione personale per il giovane giocatore che ha giocato solamente in Coppa Italia qualche anno fa, nell'anno in cui c'erano Šefik e Trašković tra le file dell'NSNC, quindi ho visto dei buoni segnali. Purtroppo anche alcune belle parate di Viscio ci sono state, risposto presente. Leggiamo i risultati della sesta giornata del campionato di Serie 2 per quanto riguarda il girone sud. Muri Antichi, Nuoto Catania 9-8, Promogest e Telimar Palermo 8-8, Rarinantes Latina che batte l'Aquavion per 12-10, Sette Scogli che supera invece per 11-10 il Larechi, poi la vittoria interna della Roma Nuoto sull'Arvaglia per 10-9 e poi come detto il successo della Rarinantes Salerno sull'Enel SNC per 9-7. Per quanto riguarda la classifica, Roma Nuoto in testa con 18 punti, Arechi con 12, Rarinantes Salerno 10, Enel SNC e Muri Antichi con 9 punti, Telimar Palermo e Sette Scogli con 8, Nuoto Catania 7, Aquavion 6, Promogest con 5 punti, chiudono la classifica Rarinantes Latina e Arvaglia con 4 punti. Giovanni, dobbiamo mantenere qualche aggiornamento sulla situazione di Gianluca Muneroni, è tutto rientrato? Vedremo nei prossimi giorni, c'è stata qualche situazione, la società è stato dichiarato che il giocatore non è stato convocato per Salerno per una scelta tecnica, poi nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi, speriamo però che il giocatore classe 90 possa essere a disposizione di Marco Pagliarini per il match interno di sabato prossimo, quando si giocherà alle ore 15 contro l'Aquavion e poi successivamente si andrà a Latina per affrontare la propria formazione puntina, quindi si spera che il calendario in discesa possa favorire certe dinamiche, speriamo che se c'è stato qualcosa possa rientrare e quindi attendiamo un attimo. Per quanto riguarda la classifica, Giovanni, si resta comunque al quarto posto, quindi insomma una sconfitta che comunque lascia l'SNC nei piani alti della classifica, soprattutto come hai già accennato tu, in vista di un calendario che potrebbe aiutare in questo senso i rossocelesti. Abbiamo detto più volte che questo campionato è molto equilibrato, lo dimostrano anche i risultati che sono arrivati dalla giornata scorsa che hai appena detto, soprattutto i due derby che ci sono stati, quello di Catania che ha visto vincere i Muri Antichi, squadra che solitamente si dice essere più debole rispetto al Nuoto Catania di Peppe Dato, invece la formazione verde giallorossa ha vinto il derby, poi l'altro derby, quello di Roma, ha visto la Roma, la corazzata di questo campionato che si è posto contro l'Arvaglia, dal punto di vista della vittoria della Roma non c'è molto da dire perché sappiamo che la formazione di Mario Frilla avrebbe vinto quella partita, ma ha vinto solamente un 19. Gol di scatto, ci aspettavamo un distacco maggiore, molto maggiore rispetto a ciò che è accaduto, un gol di scatto, infatti all'inizio siamo rimasti anche un po' sorpresi di questo risultato. Giovanni, ci andiamo a vedere l'intervista che tu stesso hai realizzato in quel di Salerno, l'intervista a Castello. Per Castello è arrivata una sconfitta qui a Salerno, 9-7 contro la formazione giallorossa. C'è però la sensazione di aver dato tutto quest'oggi? Sì, oggi possiamo dirlo, abbiamo perso ma abbiamo tirato fuori tutto e
ci è mancato un pizzico di coraggio, di, insomma, di buona volontà, di sacrificio. Comunque eravamo un po' rimaneggiati, lo sapevamo, quindi va bene così. Abbiamo subito questa sconfitta, ma abbiamo mostrato reazione, secondo me. Secondo te le assenze di oggi sono un alibi? Hanno inciso nell'economia di questa gara? Non è una scusa, però ovviamente quando qualcuno è un po' acciaccato, diciamo, e partiamo così rimaneggiati, qualche assenza pesa, però ecco, noi consapevoli di questo abbiamo cercato di fare la nostra partita e diciamo per quasi tutta la gara ci siamo riusciti. Seconda sconfitta consecutiva, Arra lascerà un po' di tossine questa sconfitta di Salerno? Guarda, spero e mi auguro di no, perché comunque abbiamo subito una partita importante per noi, appunto per riprendere i nostri punti in classifica in casa sabato prossimo contro l'Aquarium. Hai parlato del grande cuore che ci avete messo in questa partita, però c'è una cosa che non ti è piaciuta? Forse qualche disattenzione dovuta alla stanchezza in difesa, però comunque abbiamo preso sempre pochi gol, perché 9 sono pochi gol. Ne abbiamo fatti di meno perché comunque avevamo qualche difficoltà anche dovuta all'assenza, però va bene così, ripeto. Stiamo migliorando e dobbiamo continuare a migliorare. Chiudiamo la pagina relativa alla pallanuoto. Giovanni, oltre ad andare a Salerno a vedere la partita tra Enel SNC e la formazione campana, domenica eri presente alla Ricucci per assistere alla sfida di basket tra la Stemar 90 e il Marino, una partita che però ci ha tenuto incollati, insomma, al campo, con lo sguardo rivolto al campo solamente nel primo quarto, possiamo dire così, che è rimasto un po' in equilibrio. Poi la formazione di casa ha dimostrato di essere nettamente superiore, andando alla fine a vincere addirittura per 92-56. Beh, c'è poco da dire su quello che è accaduto ieri alla Ricucci, a parte il primo quarto che è stato un po' equilibrato, però già vedevamo dall'inizio delle prime azioni che alla fine i rossoneri l'avrebbero spuntata, già più di 20 punti di scarto a metà gara. Molto bene Gian Vincenzi, che ha realizzato 22 punti, poi giocando solamente due quarti, tra l'altro, perché non ha giocato moltissimo. Del Buono, fantastiche le sue triple, 5 su 6 realizzato, e chissà, magari le immagini, se intanto con un paio di triple nel blu durante la partita contro Visnova magari poteva cambiare qualcosa, però è molto facile parlare col senno di poi. Abbiamo visto anche tutti i giocatori sono stati riposati da coach Angelo Bondi, continuando a giocare, continua a crescere anche Bottone, che si sta distinguendo soprattutto nel ruolo di playmaker, il giocatore classe 98. E poi sono andati tutti bene, però c'è un po' di rammarico, forse col Visnova si poteva fare qualcosa in più. Sicuramente alla fine la formazione giallo blu sarebbe riuscita a vincere, ad espugnare il Ricucci, però con un minore scarto forse sarebbe stata più combattuta la partita. Esatto. Giovanni, tra l'altro, come hai detto giustamente tu, insomma, hanno giocato tutti davvero bene. Ricordiamo che addirittura tutti i giocatori nel roster di Bondi sono andati a referto, compreso Parrucini e Bencini, che sono entrati nell'ultimo quarto di gioco e hanno realizzato appunto il canestro che li ha messi appunto a referto. Rimane però il silenzio stampa per quanto riguarda la società del presidente Stefano Rizzitiello, dopo insomma le voci che c'erano state ad inizio settimana, insomma, con qualche possibile mal di pancia che c'è stato dopo la partita persa contro il Visnova. Si rimane in silenzio, quindi non possiamo farvi vedere le interviste, non abbiamo potuto realizzare le interviste a fine partita al coach Bondi, le consuete interviste anche ai giocatori, perché ci sono bocche cucite dalle parti di Largo Cinciari. Chiudiamo anche la parte relativa al basket, Giovanni, rapidamente sul calcio a 5, perché è arrivata una sconfitta dell'Atletico Sacchetti, che ha perso per 5-3 contro il TC Parioli, sconfitta preventivabile, anzi è arrivata una sconfitta anche diciamo così nel punteggio accettabile, possiamo dire così. Sì, diciamo così, 5-3 contro il TCP, che sta sorprendendo questo campionato di Serie C1. Non ci aspettavamo una vittoria, certo, dalla formazione data da Elso De Fazzi, però bisogna cominciare a cercare di fare punti, perché la classifica comincia ad allontanarsi. L'Atletico è ancora una situazione accettabile, però fra qualche settimana ovviamente le formazioni di metà classifica cominceranno a mollare un po',
e bisognerà portare a casa delle vittorie contro le squadre che sono davanti rispetto all'Atletico Cieca, ma anche per quanto riguarda la Rosario Utensili. Ricordiamo l'appuntamento anche della Rosario Utensili. Sì, sì, perché si gioca domani alle ore 21 nel recupero della partita del campionato contro l'Aranova, che si dovrà giocare sabato per la concomitanza con la partita di pallavolo, il match che è stato spostato a domani sera. E poi c'è anche il Carbognano che sta continuando a fare punti, per cui bisogna cominciare ad alzare, perché la quota salvezza si sta alzando in questo campionato. Giovanni, chiudiamo la nostra carrellata con tutti i risultati della fine settimana sportivo, guardando l'up and down, vediamo chi sale e chi scende nel nostro weekend sportivo. Forse i rossocelesti non meriterebbero molto il down, ma il risultato peggiore della settimana è arrivato dalla formazione di Pagliarini. La sconfitta di Salerno è stata chiaramente influenzata dalle importanti assenze, a cui si deve aggiungere il centroboa Romiti, disponibile a mezzo servizio. Nonostante tutto, forse si poteva fare qualcosa in più in difesa, con il centroboa salernitano Pica, che ha tirato almeno 10 volte verso la porta Civitavecchiese. Il calendario, ora in discesa, potrebbe essere amico dell'Enel SNC, in Cerottati. Abbiamo visto l'up and down, che tra l'altro l'ha scritto proprio Giovanni Pimpinelli, che ringrazio per essere stato qui nel studio con me. Grazie Antonio, scusa ma ho fretta, devo andare via. È giusto. Liberarti, ti lasciamo. Prima di entrare però nella seconda parte della nostra trasmissione, facciamo una piccola pausa e tra poco torniamo in studio. Eccoci tornati in studio, iniziamo la nostra seconda parte della trasmissione. Come promesso, abbiamo puntato questa volta sul ciclismo, un tema che non trattiamo spesso durante la nostra trasmissione, perché ci sono venuti a trovare due ospiti appunto che riguardano questa disciplina sportiva. Parliamo del direttore sportivo della Civitavecchiese, Fratelli Petito, ovvero Roberto Petito. Ciao Roberto. Ciao Antonio, buonasera a tutti. Al suo fianco uno degli atleti di spicco, possiamo dire così, della società nerazzurra, ovvero Viktor Bikanov. Ciao Viktor. Buonasera a tutti quanti. Io inizierei subito con Roberto Petito, inizierei parlando appunto, tra poco inizierà la nuova stagione di questa vostra società. Ecco, parliamo, come arriviamo a questo appuntamento? Insomma, so che tra poco ci sarà anche la presentazione della nuova stagione e si parte. Insomma, avete iniziato a pedalare da poco ancora, Roberto? Allora, diciamo, la preparazione vera e propria è cominciato un mese fa, quindi poco prima di Natale. Stiamo già lavorando con la squadra juniores, però non abbiamo solamente juniores, ma bensì abbiamo quest'anno un organico di 22 ragazzi distribuito in settore giovanile, e categoria esordienti e categoria juniores, che voglio precisare che è l'ultima categoria a livello giovanile, quindi una categoria molto importante per quanto riguarda proprio la stessa categoria, dove poi a seguire di questa categoria chi ha la facoltà, chi ha avuto la possibilità di distinguersi in questi due anni, di approdare, diciamo, all'ex dilettantismo, che adesso si chiama Under 23. Quindi in questi poi 3 o 4 anni che avranno a disposizione, sta a loro pedalare e mettersi in mossa per poi un futuro e sperare un futuro professionismo, insomma, ecco. Io ho detto atleta di spicco, ho detto bene Roberto? Hai detto bene. Allora partiamo da questa categoria che è importante. E oltre a me seguiamo i ragazzi con Fabio Bordacchini, che è l'altro direttore sportivo che oggi non può essere qua per lavoro, e ci occupano perché bisogna stargli dietro, bisogna seguirli negli allenamenti, bisogna starci sopra, anche perché di Civitavecchia effettivamente c'è solamente lui, gli altri sono un po' tutti a livello regionale, quindi abbiamo 8 ragazzi distribuiti tra Roma, tra la provincia di Latina, tra Viterbo, e quindi bisogna far conto con queste difficoltà proprio chilometriche, dove ci incontriamo il sabato e la domenica attualmente per questi stage che facciamo per capire il livello di condizione e la preparazione. E poi durante la settimana ognuno si arrangia un po' da sé, con la scuola chiaramente, quindi dopo la scuola sono obbligati, vanno in bicicletta, si allenano, adesso un po' tempo, diciamo, permettendo. Con difficoltà, esatto, tempo permettendo e luce permettendo, perché adesso chiaramente l'orario invernale fino alle 5 è buono, però calcoliamo che questi escono da scuola mediamente alle 2, 2 e mezza, quindi prima delle 3 non stanno in bici e alle 5 già è buio, insomma, ecco.
Victor, prima microfoni spenti parlavamo del tuo inizio, diciamo così, di questa avventura nel ciclismo. Ecco, ci racconti un po' come è iniziata la tua passione per la bicicletta? Ma è iniziata semplicemente giocando con un regalo di una bicicletta, poi col fatto di passare le scuole superiori, ovviamente per la crescita e tutto quanto. Proprio sulla strada per andare a scuola c'era il gruppo ciclistico e da lì è cominciato tutto per gioco e poi è diventata una passione vera e propria. Quanto tempo ti impegna, Victor, a settimana, insomma, questa tua passione? 7 giorni su 7. Vai sempre, esci sempre? Sì, per forza. Comunque sì, è una routine, ci sono vari allenamenti da seguire, delle tabelle, diciamo, e ogni giorno è un giorno diverso, ecco. Roberto Petito ha detto giustamente che appunto la tua categoria attuale, ovvero la Juniores, è forse una delle più importanti proprio come formazione di un atleta. Per te questo è l'ultimo anno, quindi? Sì, l'ultimo anno Juniores, diciamo già da Juniores cioè, ci sono già dei ragazzi uomini e un po' meno, però già si comincia a definire, diciamo, a livello fisico le proprie caratteristiche, quindi se uno, diciamo, ce l'ha, si vede e va. Da quest'anno, insomma, dovrai gioco forza lasciare la Civitavecchiese Fratelli Petito. Hai in mente già qualcosa per il tuo futuro? Ma speriamo di passare professionista, quello è, diciamo, l'obiettivo, poi lungo la strada si vedrà. Roberto, insomma, un ragazzo che ha abbastanza le idee chiare, Victor Biganov, per quanto riguarda il suo futuro, c'ha le possibilità, secondo te, di appunto approdare come professionista? Allora, in questi anni abbiamo visto una crescita, diciamo, esponenziale, perché l'abbiamo preso, è venuto da noi che aveva 14 anni, quindi chiaramente da 14 a 17 questa fase di crescita ha subito dimostrato che aveva delle qualità, diciamo, un po' superiori rispetto alla media degli altri ragazzi. Noi ci puntiamo, ci crediamo, quindi lui è determinato, sa che ormai è entrato in questo entourage perché si è già distinto in campo nazionale, quindi sa qual è il proprio potenziale, quindi si sta già creando, diciamo, proprio a livello mentale, diciamo, questo obiettivo che poi sarà il futuro. Però chiaramente bisogna rimanere con i piedi per terra, perché chiaramente questo è uno sport difficile, uno sport particolare, bisogna vivere, io ho imparato nella mia esperienza, vivere giorno per giorno, senza fare troppi programmi, senza andare, diciamo, a lungo termine, ma bensì guardare, diciamo, vicino e capire poi mano a mano quali sono i passaggi poi fondamentali per poter entrare nel meccanismo, nella macchina che ti porta poi avanti. Roberto Civitavecchiese Fratelli Petito, che dovrà liberare, possiamo dire così, comunque lasciare, cedere Victor Biganov a una società il prossimo anno probabilmente. Cosa manca alla vostra società per continuare, insomma, il percorso di crescita di un atleta e non fermarsi, diciamo così, alla categoria juniores? Allora, qui sarebbe un discorso lungo, molto lungo, insomma. I sponsor prima di tutto, possiamo dire così. Prima di tutto. Noi, il dramma di tutto lo sport. Il ciclismo soprattutto vive di questi sponsor, di privati, anzi, devo ringraziare un po' con noi chi collabora con noi. Quindi grazie a loro se riusciamo a andare in giro, perché chiaramente le trasferte sono lunghe, sono sostanziose, sono fatti di mezzi di trasporto, quindi benzina. Grazie a Socomici che ci dà anche una mano, Bingo e tutti coloro che lavorano e ci danno contributo. Allora, ritorno al discorso di prima, l'ambizione è quella di fare, anche dilettanti, però chiaramente non è facile perché siamo in una regione che è un po' primitiva rispetto a questa mentalità che hanno magari la Toscana, la vicina Toscana, che ha la Lombardia, che ha il Veneto, quindi sono quelle regioni principe dove il ciclismo è visto sotto un'ottica ben particolare. Questi ragazzi, dove li prendono, vengono tipo il calcio, vengono portati in ritiro in una casa o quello che sia, in albergo che sia, dove stanno lì, vengono seguiti tutto l'anno dal loro personale, quindi gli danno la facoltà di gareggiare, di correre, di essere seguiti come proprio una squadra di calcio a tutti gli effetti. Chiaramente questo ha un costo, questo ha un'altra prospettiva proprio di visione. Noi nel nostro piccolo, grazie anche, devo dire, al presidente Carraffa, una mentalità molto giovane, sono 2 anni che stiamo lavorando molto bene noi dal punto di vista tecnico, io e Bordacchini, la società in un altro modo, il presidente nel suo modo, diciamo, proprio di giovanile, proprio ampliando e facendo proprio da collagene tra noi,
tecnici e società, quindi da avere questa spinta e darci, diciamo, il supporto necessario per poter continuare e andare avanti. Insomma, ecco. Roberto, già essere un vivaio importante, un punto di riferimento, sarebbe già un punto molto importante, no, per la vostra società. Allora, noi vantiamo la categoria juniores, se ti faccio un piccolo esempio, negli ultimi 15 anni nel Lazio c'erano circa 15-20 squadre, adesso attualmente ce ne stanno 3, quindi noi vantiamo questo pregio di avere questa squadra juniores insieme ad altre due, quindi due non a Civitavecchia, bensì distribuite in tutto Lazio. E quindi ti fa capire la difficoltà che c'è a fare questa attività e questa categoria, che è molto dispendiosa. Tanti fanno il settore giovanile perché è giusto, c'è l'entourage, c'è il genitore che è appassionato, però poi bisogna dare la spinta, arrivati a 15 anni, quindi nella categoria allievi, non si può pensare di lasciare un ragazzo a 15 anni e dice adesso arrangiati significa farlo smettere di correre, perché con tre squadre dove noi ne abbiamo 8, un'altra ce n'ha 10, un'altra ce n'ha 7-8, quindi con 25 ragazzi al completo hai fatto queste tre squadre. Quando poi nella categoria qui allievi ne passano da allievi a juniores ne passano circa 50-60, quindi significa che il 60% di questi ragazzi è destinato a smettere. Qui abbiamo fatto intervenire anche col presidente e con Fabio Bordacchini, siamo andati anche a parlare direttamente col presidente della federazione, esporgli questo problema, di aiutare noi squadre juniores che facciamo questa attività, proprio in materia, non dico economica, ma di sgravarci un qualche cosa dove possiamo far sì che nelle nostre squadre possiamo anche prendere altri ragazzi, dare la possibilità di vedere se c'è qualche talento, perché sicuramente in quei tanti ragazzi che a 15 anni smettono, sicuramente sono dei futuri talenti che poi vengono persi. Tra i talenti c'è sicuramente Victor Bigano. Victor, qual è stata la vittoria più importante che hai conquistato fino a questo momento? Che ti ricordi? A livello personale l'ultima in Toscana. Negli ultimi 2 anni ho vinto in Toscana, che diciamo è la regione più importante per il ciclismo. 2 anni fa la Pisa Volterra, una corsa diciamo molto importante per gli allievi, e quest'anno una corsa sempre in Toscana, il trofeo ristorante Lo Strettoio. Ti dà buoni consigli, insomma, il maestro Roberto Petito. Certamente. Ti sei letto un po' il suo curriculum, insomma. Sì, a parte tutti i giorni, cioè, è papà, diciamo. Ti segue molto. Ci racconti un po' come funziona il tuo allenamento quotidiano? Quotidiano, la mia giornata parte dalle 6 di mattina, mi sveglio, preparo, colazione, poi vado a scuola dalle 8 fino alle 1:40 e 2 giorni alle 2:30, poi allenamento il pomeriggio, poi lo studio. Ovviamente l'allenamento viene dopo lo studio, se devo studiare una materia oppure un compito o un'interrogazione importante, non vado in bici e studio, perché giustamente penso che la scuola vada a prepararsi col ciclismo. Cioè, se vado bene a scuola sto a posto con la coscienza e anche mentalmente e vado in bici più tranquillo. Se invece devo recuperare delle materie e quindi in bici non riesco magari ad impegnarmi al 100% perché ho il pensiero che vedi devo andare a recuperare una materia o quelle cose là, diciamo. Victor, per quanto riguarda l'allenamento vero e proprio, si va in strada, dove andate? Ecco, nel comprensorio di Civitavecchia, Tarquinia, La Dispoli, addirittura Fiumicino, Bracciano, Dolfa, Vedralla, nel raggio 100 km intorno alla Civitavecchia, ecco. Uno sport un po' particolare per quanto riguarda insomma, la tua scelta, immagino anche rispetto ai tuoi compagni di scuola che come sempre, come tutti, giocano a calcio piuttosto che a pallavolo o a basket, fanno immagini di fare più fatica rispetto a loro, ti dicono qualcosa, insomma, immagino che la tua sia un sacrificio forse più grosso, possiamo dire così? Ma se non lo fai non ti rendi conto, penso. Cioè, io pure ho giocato a pallone, andavo al campo il pomeriggio quando ero più piccolo a giocare. Ogni sport ha la sua fatica, però la fatica magari in un campo di calcio è diversa, perché c'hai 90 minuti di gioco poi è finito. Qua addirittura le corse, le nostre, le vanno dalle 2:30 alle 3 ore, poi salendo di categoria anche 6-7 ore di corsa, e 6-7 ore di corsa magari ti capita di stare permanentemente a tutta, diciamo, ecco. Uno dei baluardi, possiamo così dire, Roberto, di questi ragazzi, insomma, no? Beh, guarda, la fatica è uno dei punti cruciali, forse più difficili da affrontare per un ragazzo che sceglie di darsi al ciclismo. Allora, noi detto siamo una società aperta a tutti, quindi vorremmo anche propagandare questo. Sappiamo le difficoltà, però le difficoltà, ecco, la spiegate semplicemente lui. Se hai volontà e passione si affrontano. Come ha detto lui giustamente, questo non vale solamente per il ciclismo, ma vale bensì per tutti gli sport, la scuola in primis, poi lo sport a seguire.
però quando poi hai volontà e che riesci ad abbinare perfettamente l'uno e l'altro. Ecco. Tornando a noi, tornando al ciclismo, è uno sport detto particolare perché ecco, quest'anno, questi ultimi due mesi siamo stati fortunati col clima, adesso fa freddo, tira vento, quindi certamente è difficile andare in bicicletta con il vento e con il freddo e dire a un ragazzo a 17 anni, a 16 anni, dice oggi c'è ad allenarsi, però poi chi ha questa volontà, questa costanza, insomma l'affronta. Chiaramente i genitori stanno un po' in apprensione perché chiaramente stanno in mezzo alla strada, però noi cerchiamo di garantire diciamo, il seguito con me stesso, con Fabio, il mio collega, dietro con l'auto, cerchiamo di dargli una protezione in più. Questo è quello che si può fare, poi fondamentalmente sono già uomini e sanno qual è la difficoltà. Lui prima parlava di comprensorio, volevo dare tecnicamente dire che cosa succede. Diciamo che in ogni fase di preparazione ci sono delle metodologie di allenamento, quindi è vero che vanno a Fiumicino, è vero che vanno a Tolf, è vero che vanno a Bracciano, però poi durante il percorso ci sono degli step che noi chiamiamo ripetute, queste ripetute servono proprio per fare un accrescimento di condizione che serve poi mano a mano di rifinitura per arrivare poi alle competizioni nella condizione migliore possibile, insomma, ecco. E Roberto, insomma, per quanto riguarda, hai già tirato fuori un altro problema, sentendo le tue parole, lo ha fatto anche Viktor Biganov dicendo che si va per strada, ovvero manca l'impianto, uno dei consueti problemi della nostra città. Anche per il ciclismo non trovate una soluzione, o la state trovando, mi dicevi prima? Allora, ciclismo chiaramente la difficoltà è l'impianto. Cioè il fattore, l'unico che conosco. Allora, noi fino all'anno scorso, grazie anche al Comune di Civitavecchia che ci ha messo a disposizione degli spazi tra intervallati con il calcio, siamo riusciti. Ora per quest'anno abbiamo già fatto richiesta alle due società, quindi Civitavecchia Calcio e CPC, che sono le due società che gestiscono adesso l'impianto, quindi abbiamo chiesto se ci incastrano proprio nel modo giusto un orario che vada bene sia a noi che a loro per poter andare col settore giovanile, anche perché il settore giovanile giustamente, assolutamente, genitori e noi non siamo propensi a portarli in mezzo alla strada a meno che non abbiamo un personale che ci possa seguire con auto e con genitori stessi che vanno anche in bicicletta, quindi come succede adesso, sta succedendo diciamo il sabato e la domenica, riunisco genitori che vengono anche loro in bicicletta che fino diciamo, ai 10-12 anni riescono a stare dietro i figli, altrimenti senza impianto diventa molto molto difficoltoso. E questo potrebbe aiutarvi, il fatto di riuscire a trovare nuovi giovani insomma, da poter utilizzare, risolvere anche qualche problema a livello societario, insomma, no? Certo, a disposizione certo. Qualche giovane in più. Chiaramente le società vanno avanti con i vivai, se non hai vivai chiaramente poi va a morire tutto. Noi ci stiamo impegnando, tutta la società, tutta l'associazione nostra, per poter dare proprio il massimo. Io in primis ecco, mi sono messo io in discussione proprio perché voglio che a Civitavecchia esce fuori un nuovo petito. Un nuovo petito nel senso per dare un proseguio, poi i risultati, questo chiaramente tra genetica, tra volontà e quant'altro, questo non voglio che devono essere per forza dei campioni, però perlomeno imitare un modello come siamo stati noi fratelli Petito a questi ragazzi e a questi giovani e dire diamo un seguito, perché in quasi tutti gli sport vediamo la pallanuova Civitavecchia diciamo è il primo sport perché ha una tradizione antica e tutto quanto, il calcio di conseguenza perché non ha bisogno di pubblicità, poi sono altri sport che arrivano, però chiaramente sono sempre quei sport che si fanno in impianti chiusi dove c'è una certa protezione, c'è una certa conducibilità. Quindi noi anche il ciclismo ha la sua storia, però qua a Civitavecchia, Roberto, no? Apposta ti dico questo, e ora diciamo gli ultimi grandi siamo stati mio fratello, ma prima di noi sono stati Bramucci, sono stati di Scaccia, quindi personaggi illustri che hanno dato a Civitavecchia e la loro, diciamo, la loro visibilità, quindi abbiamo avuto medaglie olimpiche, medaglie di bronzo, medaglie mondiali e quant'altro, quindi bisogna, mi sento in grado e ho la volontà di portare avanti questo progetto perché poi bisogna, anche uno sport antico che va illustrato, ma non solo a livello di sport, anche perché la bicicletta si parla tanto di problemi di traffico, di problemi di inquinamento, quindi qual è il miglior mezzo per poter poi muoverci con una certa libertà
e in rapidità. Questo è la bicicletta, quindi propagandiamo anche questo, abbiamo anche fatto questo in passato con le nostre associazioni, anche grazie all'ex presidente, che attualmente vicepresidente, Sergio Serpente, abbiamo propagandato questo, siamo riusciti a portare i Civitavecchiesi, il comune Civitavecchiese che usa la bicicletta solamente quando si ricorda l'estate, a fargli prendere la bicicletta, proprio un critical mass per Civitavecchia, se vi ricordate gli anni passati abbiamo fatto queste uscite notturne, serali, proprio per dire signori lasciamo la macchina, muoviamoci con un mezzo di trasporto, che è equivalente alla macchina ma non inquina e facciamo svelti andare da tutte le parti, insomma, ecco. Poi da lì si comincia, ecco, se uno prende questa passione dice ah vedi come funziona. Noi abbiamo dei bambini che adesso vengono in bicicletta perché si sono avvicinati, grazie ai genitori, a questo diciamo, movimento. Anche ambientalista, possiamo dire ambientalista, così. Ambientalista, esatto. Da lì poi, ma loro fanno anche le gare, fanno questo, fanno quest'altro. Facciamo, se abbiamo un numero li facciamo. Se no facciamo solamente scuola ciclismo, insegniamo ai ragazzini. Abbiamo, ci freggiamo di aver insegnato a bambini a non andare in bicicletta perché i genitori, chiaramente anche io sono genitore, magari i figli non si fanno insegnare da te quella determinata cosa perché magari hanno un po' di vergogna, però da un soggetto esterno riescono a farsi insegnare quella cosa lì. E io, ecco, io e Fabio Bortacchini abbiamo insegnato bambini, anche meno bambini, anche persone, diciamo, ragazzi già di 14-15 anni che non sapevano andare in bicicletta, però i genitori gli comprano il motorino e poi sappiamo quello che succede. Ringraziamenti ancora e questo che facciamo noi senza diciamo chiedere soldi a nessuno, a titolo proprio gratuito, perché crediamo in questo progetto. Victor Vigano, ce l'ha il motorino, va sempre in bicicletta? Sì, ti muovi in bicicletta? Lo uso. Appena, è più comodo e diciamo appena costa pure meno la bicicletta. Appena è l'occasione, Victor, immagino lo sfrutti per allenarti, no? Per andare in bicicletta all'allenamento è diverso. Quando vai a fare una passeggiata, comunque sia, sei un po' più rilassato. Però ci vai, insomma, anche a fare passeggiate in bicicletta senza... Sì, ci vado. Senti, lo diamo qualche consiglio a qualche ragazzo che vuole avvicinarsi al ciclismo? Perché magari, come ha detto giustamente Roberto, qualcuno magari ha paura di dover faticare troppo, insomma, a fare questo sport. Ma allora, la fatica non c'è una fatica, perché se si comincia da bambini è un gioco, quindi noi lo facciamo iniziare come gioco. Poi da lì... Noi valutiamo se ci sono le capacità e il potenziale per poter poi inserirsi nel settore, diciamo, agonistico, altrimenti hanno giocato, sono cresciuti, hanno fatto un'altra esperienza in più di vita, tutto qui. Adesso aspettiamo gli orari del campo sportivo, quindi da febbraio, massimo marzo, sapremo quali sono gli orari e poi da lì cominciamo la nostra avventura con i ragazzi questi più piccoli. Victor, un consiglio anche da parte tua ai giovani apprendisti ciclisti? È una disciplina che va sicuramente provata, se a dirlo è facile, a provarlo è un po' più difficile, però quando si prova ti rendi conto che vuol dire anche andare a 60 all'ora col tuo fisico pedalando, quindi è una bella sensazione, ecco. Per quanto riguarda il tuo futuro, Victor, hai già in mente qualcosa, un sogno che vorresti realizzare nel corso della tua carriera, ma anche semplicemente scegliendo la squadra giusta dove andare per i prossimi anni? Ma diciamo personalmente un obiettivo sarà già arrivare al professionismo, poi ovviamente si vedrà, poi magari delle corse, quello è un po' più una cosa soggettiva, ecco. C'è qualche squadra che ti piace in modo particolare? Squadre professionistiche ce ne sono poche, però comunque sia quella in cui piacerebbe di più, non per il fatto che sono russo, la Tinkoff oppure la Etix Quickstep, però poi si vedrà. Qualche atleta invece che insomma tieni come modello? Cancellara e Sagan. Roberto, chiudiamo insomma la nostra chiacchierata ricordando l'appuntamento. Mi dicevi a microfoni spenti che il 5 febbraio ci sarà la presentazione ufficiale della nuova stagione della Civitavecchiese Fratelli Petito. Esatto, nell'aula dell'autorità portuale, quindi alle 17, l'appuntamento è 17, apertura libera, quindi non c'è da pagare nulla. Chi è appassionato di ciclismo, chi ci segue, chi vuole semplicemente venire e sostenere. E sto cercando di portare ospiti illustri, ex ciclisti importanti, quindi sarà una serata bellissima dove presenteremo poi il nostro programma gare e quello che faremo durante il 2016, sia con gli juniors che col settore giovanile. E magari può essere anche l'occasione per qualche genitore per portare a sbirciare qualche figlio che potrebbe interessarsi. No? La volontà è anche questa qui di far capire, di far crescere, di far, diciamo, di illustrare e propagandare questo nostro sport.
E con queste parole di Roberto Pideo si conclude la nostra chiacchierata con i nostri due ospiti di ciclismo. Io ringrazio Roberto Pideo per essere stato con noi. Grazie anche tantissimo a Viktor Biganov che è venuto a trovarci quest'oggi. Grazie. Grazie altrettanto. Noi ci fermiamo per un attimo, ci andiamo a vedere il nostro servizio che abbiamo realizzato con Giovanni Pimpinelli per quanto riguarda il Caimano d'Oro, ovvero lo speciale sul Gran Galà degli sport acquatici. Ci vediamo. Antonio Parisi, 13ª edizione del Caimano d'Oro, anche quest'anno due premiati di eccezione come Butini e Felugo, quindi sempre personaggi di alto livello che ci è. Vabbè, continua la tradizione, cerchiamo ogni anno di migliorarci, anche quest'anno nonostante sono vicine le Olimpiadi di Rio, abbiamo scelto tra quelli che erano disponibili, quindi penso che Felugo sia una figura importante della pallanuoto nazionale e internazionale, e così Cesare Butini potrà essere un augurio per le Olimpiadi, il direttore tecnico della Nazionale di Nuoto potrebbe essere sicuramente un augurio per le Olimpiadi di Rio. Quanto lavoro c'è dietro all'organizzazione di questo evento? C'è tantissimo lavoro, ci sto lavorando da 2 mesi, fortunatamente siamo riusciti a chiudere il cerchio e quindi speriamo che questa serata vada bene. Sta per cominciare il campionato di Serie 2 per la squadra di pallanuoto. Un augurio, la salvezza è un obiettivo raggiungibile? Ma io penso di sì, certo, abbiamo una mancanza fondamentale che è quella di Tortora Venere, però cerchiamo di supplirla con il rilancio delle giovani. Certo, il nostro obiettivo è cambiato. Con Venere potevamo ambire a qualcosa come tipo i playoff, senza Venere, lanciando le giovani, se ci salviamo sarà come il nostro scudetto. Maurizio Felugo, grande emozione per te, premiato quest'oggi al Caimano d'Oro, un evento particolare anche perché il Caimano ricorda proprio Aldo Pizzo che è stato un campione della Pro Recco come sei stato tu, quindi un'emozione ulteriore, ti abbiamo strappato ai tanti fans che volevano farsi dei selfie con te. No, beh, è una grande gioia essere qua, oltretutto mi lega un rapporto speciale con Araldo Pizzo da sempre, quindi sono veramente orgoglioso e ringrazio Civitavecchia per questo tipo di attenzione nei miei confronti. Ecco, passiamo anche all'argomento nazionale, tu sei stato uno dei più grandi campioni degli ultimi anni, hai deciso il mondiale nel 2011 con gol secondo supplementare, c'è Italia-Montenegro martedì, sì. Che partita sarà? Favorita l'Italia, però c'è il Montenegro che ha avuto un girone un po' più difficile, per cui ha delle partite più importanti nelle gambe. Sì, beh, è una partita difficile, è una partita, un quarto di finale, può succedere di tutto. Abbiamo contro una squadra molto esperta, è arrivata nelle prime 4 Olimpiadi, nelle ultime 2 edizioni. Ripeto, penso che sulla carta abbiamo qualcosina in più. Spero che il fatto di non aver avuto un girone impegnativo non possa rappresentare un problema per noi, ma anzi, no, l'inizio di la prima partita di un inizio poi più importante. Nazionale ha giocato con il Chiesa Marco Dellungo, ce l'hai qualche racconto al riguardo, qualche aneddoto? Beh, è stato il mio avversario nelle ultime finali scudetto, soprattutto più che in nazionale, credo che abbia fatto un grande salto di qualità negli ultimi anni, un ragazzo serio, la dimostrazione che la sua voglia di lavorare, di migliorarsi, l'ha portato a diventare il vice di Tempesti, che è tutto dire. Abbiamo ricordato il gol decisivo in finale dei mondiali, ricordo anche un altro gol importante che hai fatto contro l'Australia, mondiale 2007, all'ultimo secondo del secondo tempo supplementare con un tiro quasi da porta a porta. Eh beh, un po' di culo ci vuole, quindi sei stato molto chiaro. No, vabbè, sono tanti ricordi belli, brutti, ma insomma sono soddisfatto di quello che ho fatto nella mia carriera. Adesso è iniziato un altro percorso, spero di farlo con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno. Cesare Butini, uno dei premiati quest'anno al Caimano d'Oro. Da quanto che non viene a Sciec? È stato già a Civitavecchia? Che emozione c'è in questo evento per lei? Ma l'emozione è sempre bella, perché essere premiati vuol dire che alla fine il lavoro che uno fa viene apprezzato. Civitavecchia, devo dire, un annetto che non vengo, ma venivo spesso perché comunque Civitavecchia è stata sempre un riferimento per il nuoto sia laziale ma anche nazionale soprattutto. Qua c'è sempre una buona realtà, un buon avvicendamento di atleti, l'ultimo chiaramente sono le Stinge e Mencarini, ma dietro a questo ci sono stati atleti importanti. Io vado a memoria e sicuramente dimenticherò qualcuno, Laura Porcanelli,
Campanello, i fratelli Ciancarini, quindi sicuramente è comunque una realtà che ha sempre prodotto ottimi elementi che hanno ben figurato in campo nazionale e hanno dato il loro apporto anche nelle squadre nazionali, quindi è una cittadina laziale ma che dà il suo apporto in campo nazionale. Si avvicinano sempre di più le Olimpiadi di Rio de Janeiro, si arriva dagli importanti risultati degli europei di vasca corta che ci sono stati in Israele. A che punto è l'Italia ad un semestre proprio dalle Olimpiadi? Ma l'Italia è cresciuta perché al di là dell'europeo di vasca corta che lei ha ricordato, che comunque è un'altra cosa, l'europeo e soprattutto in vasca corta se vogliamo dire è un altro sport, veniamo da una buona stagione 2015 con il mondiale di Kazan dove abbiamo recuperato parte del gap che avevamo un po' perso negli ultimi anni. Stiamo lavorando bene, siamo partiti adesso già con dei collegiali, quindi entriamo proprio nella fase calda. A breve partiranno anche i collegiali in altura per quelli che saranno poi l'appuntamento più importante che appunto sarà ad aprile per la qualificazione olimpica e poi Rio già è arrivato praticamente. Io faccio riferimento a Damiano Lestingi, ci dà un pregio di Damiano e anche un difetto di Damiano? Ma allora, Damiano ha il grosso pregio di essere sicuramente un atleta molto serio, molto dedito alla sua attività, molto molto, se vogliamo, anche un po' eccessivamente metodico su questo. L'unico, se vogliamo trovare un piccolo neo che io do come consiglio a tutti, non soltanto a Damiano, un pochino ogni tanto di uscire dal proprio guscio, confrontarsi un po', non perché dico che Civitavecchia non sia la realtà corretta per poter crescere, ma il confronto fa capire che può mancare qualcosa o qualcosa può essere migliorato, quindi su questo penso che un pochino Damiano è rimasto un pochino troppo legato alla sua terra, alla sua città. Eccoci rientrati in studio, abbiamo visto anche questo speciale realizzato da Giovanni Pimpinelli con le interviste al Caimano d'Oro, ovvero al Gran Galà degli Sport Acquatici. Siamo giunti alla termine di questa nostra puntata di Sport Time. Prima di lasciarvi però voglio ricordarvi gli appuntamenti con le telecronache di Telecivitavecchia, davvero tantissime in questa settimana. Subito dopo Sport Time andrà in onda il calcio con la partita di pallanuoto tra Salerno e SNC, domani invece il calcio alle 20:45, la partita tra Civitavecchia e Fregene, mercoledì spazio invece alla pallavolo alle 21:45 andrà in onda la partita tra Enel l'ASP e Sassari, giovedì stessa ora, ovvero alle 21:45 spazio al basket con la partita tra Stemar 90 e Marino, per concludere venerdì sempre alle 21:45 con il calcio a 5 con la sfida tra Rosati, Utensili e Aranova. Davvero tantissime telecronache nel corso di questa settimana, è davvero tutto anche da questa puntata di Sport Time. L'appuntamento è per lunedì prossimo sempre alle 20:45 con l'approfondimento sportivo di Telecivitavecchia. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.